Matteo Salvini che ci ha raggiunto e collegato con noi da Strasburgo. La Lega rottama il simbolo, è così stamattina pagina 8 del giornale? Ma non ci penso neanche, non so che fonti abbiano, non ci penso neanche. Ci sono momenti belli e momenti più difficili, però per quanto mi riguarda io e migliaia e migliaia di altri militanti, di altri volontari, crediamo in quel simbolo, abbiamo fatto degli errori, ma il simbolo è quello, il progetto è quello e non si tocca. Anzi, al nord i problemi sono semmai più gravi adesso di 20 anni fa, e quindi ce la metteremo tutta. Non, lascio agli altri cambi di simboli, cambi di nomi, cambi degli inni, i macchiage, le pubblicità non mi interessano. Senta Salvini, per correttezza le leggo per intero il titolo e l'occhiello, così ci capiamo, no? Intanto c'è in alto a sinistra i guai del Carroccio, e poi la Lega rottama il simbolo, fase nuova con le liste civiche, e l'occhiello che mi pare ancora più interessante: Maroni rompe con il passato, lo schema dei partiti è vecchio, Tosi, il marchio storico non è credibile, affiancarlo a formazioni locali, archiviarlo forse in futuro. Così almeno l'abbiamo detta tutta. Io le ho detto la mia opinione da segretario della Lega Lombarda, da vice segretario del Movimento. Ci chiamiamo Lega Nord, anzi, ci chiamiamo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quindi siamo fuori legge. Lei ospitandoci questa mattina, ospitandomi, rischia di essere corresponsabile di un reato, perché noi abbiamo nello statuto, nel simbolo, l'idea non di modificare in qualche cosa questo Stato, ma di ribaltarlo, questo Stato che è sempre più ladro. E quindi io il simbolo non lo tocco. Sicuramente i partiti, se la metà della gente sta a casa, un esame di coscienza devono farselo. Però spero di riuscire a parlare non di simboli, non di litigi, perché i litigi allontanano la gente, ma di proposte concrete, visto che qua a Strasburgo stiamo facendo diverse battaglie. Proviamo a parlare di tutto. Poi il simbolo non si tocca. Voglio sapere da Salvini, prima Cattaneo diceva l'alleanza con la Lega per noi è stata importante, solo qualche mese fa la regione, no? La Lombardia. Dopodiché però è innegabile, Salvini, che è arrivata una batosta, a fronte della quale Maroni ha detto smettiamola di litigare, e magari uno ha preso le botte anche perché c'è stata una certa effervescenza, no, tra i vertici del partito negli ultimi tempi, e poi Maroni ha anche detto via gli avvoltoi. Lei ha un'idea di chi siano gli avvoltoi? No, e non mi ci metto neanche a pensare. Non la appassiona. No, vinci se sei credibile. Ripeto, 4 mesi fa, contro tutto e contro tutti, abbiamo vinto la regione più popolata, più popolosa e che paga più tasse in tutta Italia, la Lombardia, 10 milioni di abitanti, e le ha vinti il segretario della Lega. Quindi evidentemente, se il candidato è credibile, se la squadra è compatta, se c'è un progetto, se c'è speranza, vinci. Non è che in 3 mesi cambi il mondo. Quindi avete sbagliato i candidati, Salvini? Da qualche parte sì, d'altra parte no, perché condivido l'analisi di Crosetto. Io da milanese a Treviso mi trasferirei domani mattina, ma anche in altre città. Brescia negli ultimi 5 anni era cambiata, il quartiere del Carmine di Brescia, che era improbabile, invivibile, inguardabile fino a qualche anno fa, adesso è uno dei quartieri più belli, allora, più vivaci. E allora perché, Salvini? Perché la politica in ogni caso allontana, perché la politica dei litigi, la politica delle polemiche televisive, e quindi uno dice, vabbè sì, non basta più la buona amministrazione, non basta più la buona amministrazione, occorre uno scatto, un qualcosa di più. Come Lega occorre probabilmente più coraggio e occorre riprendere la lezione di chi nei decenni passati, con molta più autorevolezza di me e di noi ovviamente, parlava di disobbedienza civile. Ne parlava Don Milani, che fece la battaglia per il servizio civile al posto del servizio militare, e quella che era un'eresia che meritava la galera poi si è trasformata in legge. Quindi probabilmente bene amministrare in questa situazione economica non basta, soprattutto al nord, dove chiudono troppe fabbriche, troppi negozi e troppe aziende ogni giorno. Quindi alla Lega probabilmente si rimprovera che dal punto di vista concreto dei risultati, del quattrino, dei ticket sanitari, dell'IVA, dell'IRPEF, dell'IMU, non siamo ancora riusciti a incidere sufficientemente, quindi vedremo di farci
un po' più cattivi nel senso buono del termine. Salvini, a proposito dell'IVA volevo anche una sua battuta e poi volevo un esempio di disobbedienza civile. Ma sull'IVA che cosa le dovrei dire? Che è intelligente aumentare l'IVA in un periodo di crisi? Se vuole vado controcorrente e le dico aumentiamo l'IVA. Mi sembra che un bambino però di 5 l'avrà sentito anni Zanonato, adesso non abbiamo intuire il tempo, se no glielo facevo risentire. Cioè non è che lui dice un'idea intelligente aumentare, dice una decisione già presa, non ci sono i soldi, io non credo che potremo far nulla. No, i soldi ci sono. I soldi, guardi, il governo PD-PDL questa mattina dopo coffee break alle 11 si riunisce d'urgenza, mette una firma sul disegno di legge, sul decreto già approvato, bisogna attuarlo, che per la sanità dice che tutte le regioni devono spendere la stessa cifra per fare la stessa cosa. Non è una roba particolarmente intelligente, è fin banale, ma in Italia le cose banali sono le più difficili. Cioè per l'operazione dell'appendicite devi spendere lo stesso a Cuneo, a Treviso e a Reggio Calabria. Applicando questo decreto, non solo firmandolo, ma applicandolo, si stima un risparmio annuo di 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro. Piccolo problema, probabilmente al sud bisogna spendere un po' di meno, ungere un po' di meno e perdere qualche voto da parte di qualcuno che campa su quegli sprechi. Quindi i soldi ci sono, altro paio di maniche non volerli andare a prendere. Oltretutto l'aumento dell'IVA dall'ultima volta ha portato nelle casse dello Stato meno soldi, perché in un momento di crisi se tu alzi le tasse la gente spende di meno, lo Stato incassa di meno, quindi solo un rimbambito può arrivare al 1° luglio con l'aumento dell'IVA, però in Italia non mi stupisco più di niente e i soldi ci sono.